Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Spal Lazio nel video di due giorni dopo, ecco, per tornare su quell'episodio che ha deciso la partita tra le due squadre bianco-azzurre e che appunto complica il percorso della Lazio verso un posizionamento in Champions League. In questi giorni mi sono arrivati un centinaio di commenti che dicevano ma Semplici ha detto che Čonek ha detto no perché non voleva essere ammonito visto che era diffidato e della prossima partita è una partita importante. Ma ragazzi, ma è successo tutto in un secondo. È successo tutto in un secondo. Ma andate a rivedervi l'azione, andate a rivedervi l'episodio. Čonek cade, si rialza e dice no, tempo un secondo. E secondo voi Čonek ha avuto il tempo e lo spazio mentale per fare questo ragionamento e dire no arbitro, non mi ammonire? Ma siete completamente rincoglioniti. Adesso perché lo ha detto Semplici lo dicono tutti. Quello che dice Semplici è verità? Un minimo di ragionamento, ragazzi. Noi italiani siamo abituati a parlare prima di pensare. È davvero raro trovare, ve lo dico per esperienza, no? Ma anche qui all'estero, siamo abituati a parlare prima di pensare ed è raro trovare un italiano che pensa prima di parlare. È davvero raro, sia in Italia che qui all'estero. Ma un minimo di ragionamento, ragazzi, un minimo di ragionamento. Ma secondo voi, no? Secondo voi, Čonek riceve un calcio da dietro, in area di rigore, al 90° minuto, un rigore, perché se ti danno un calcio è rigore, no? Cadi ed è rigore. Un rigore che può far vincere la partita alla spalla contro Lazio e tu che cosa vai a fare? Vai a pensare alla partita dopo. Vai a pensare, ma io la partita dopo la voglio giocare. Perché è importante. Ma cazzo, ma secondo te è più importante avere il rigore e battere la Lazio oppure giocare la partita dopo che magari puoi pure perdere? Ma porca puttana, ragazzi. Io sono sorpreso che nessuno sul web abbia fatto questo ragionamento. Vabbè, la gente non parla di questo episodio perché appunto si tratta di Lazio e nessuno frega un cazzo della Lazio, no? Ho ricevuto una marea di commenti nelle ultime settimane che esordiscono così. Ma ricordatevi che voi siete la Lazio. Con questa faccia. Vieni qua, dimmelo in faccia che siamo la Lazio. La squadra che tra l'altro dopo la Juventus negli ultimi 7 anni ha vinto di più. Insieme al Napoli. Ma guardate. Comunque, ma mi sorprendo anche degli youtuber laziali, ragazzi. È possibile che non abbiate fatto questo ragionamento? Cazzo, ma è un ragionamento semplicissimo. Ma porca puttana, uno riceve un calcio da dietro. Hai la possibilità di avere un calcio di rigore e di vincere la partita al 90° contro la Lazio e va a pensare alla partita dopo. Ma, ragazzi, ma... ma ci siamo completamente impazziti! Allora, due sono le cose. O Čonek si è drogato, e questa è una cosa molto improbabile, oppure il contatto era così ininfluente, così leggero, che il giocatore si è davvero buttato. Forse, no? Perché io ancora non ho capito sinceramente se è rigore o no. Perché abbiamo soltanto una ripresa. Abbiamo soltanto una ripresa zoomata, quindi di qualità di merda, zoomata a rallentatore. Quindi non si capisce neanche la dinamica dell'episodio a rallentatore. Abbiamo una ripresa, come il gol di Cutrone di mano lo scorso anno, non c'erano riprese, non c'erano inquadrature, sono arrivate un'ora dopo, sono arrivate. Ancora quindi non ho capito se è rigore o no, ancora non l'ho capito. Si è visto il contatto, però ogni contatto in area di rigore è fallo? Ogni contatto? Allora io ti sputo in faccia, cadi ed è calcio di rigore. Comunque, io non sto cercando di difendere la mia squadra. Mi sembra davvero molto strano, ragazzi. Questo è un episodio strano. È davvero un episodio strano. Un giocatore che dice, no, non mi ammonire. Il calcio dietro, secondo voi, l'ha preso oppure no? Ma ragazzi, ma ve la fate questa domanda? Ve la state facendo questa domanda? Ma un giocatore che la prima cosa che fa, invece che chiedere il calcio di rigore, che può permettere alla tua squadra di prendere non un punto, ma 3 punti. La prima cosa che fa non è chiedere rigore, ma... dire all'arbitro non mi ammonire? Ma secondo me, ma secondo voi, no? Gli è stato dato un calcio da dietro oppure no? Comunque,
Io sudo, io quando parlo di queste cose sudo veramente, quando cerco di spiegarmi sudo tanto, sudo tanto. Comunque, volevo farvi ragionare, lo so che è difficile, però volevo farvi ragionare un pochino e niente ragazzi, siete un branco di ignoranti, siete davvero un branco di ignoranti, non sto generalizzando, sapete a chi mi sto riferendo, sapete, ma laziali e non, laziali e non, tutti quelli che hanno scritto in questi 2 giorni, che hanno scritto questa grandissima cazzata. Questa grandissima cazzata, senza neanche pensare, soltanto perché l'ha detto Semplici in conferenza stampa, siete degli ignoranti. Il signore ce l'ha con me. Ragazzi, mettete un like, fate quello che cazzo vi pare. Io mi sono fatto due palle così.